altro gruppo, i Tre Castelli, ecco che vengono accompagnati da Betty. La canzone si intitola Nel bicchiere che alzi alla luna ed è firmata da Montanaro e Passarino. Quando il freddo è il padrone d'inverno e sui tralci c'è la galla rena, i tuoi calli per te sono i guanti, contadino che vai a votare. Ogni vite un vecchio, un bambino non sta in piedi senza un sostegno, per ognuna tu metti una canna, quante viti per fare un filare. Alle quali ormai siamo abituati. Guarda quel ragazzino là che si è alzato con la camicia, cravatta e capelli, se li è fatti bianchi apposta per sembrare meno ragazzino, ma allora, ultima tappa, ultima avventura di Piemonte in Piazza 88, anche per voi un commento. Ma io direi che è stata una bellissima avventura sia per tutti noi che abbiamo partecipato a questo Piemonte in Piazza e credo anche per il pubblico, perché è sempre stato molto numeroso e applaudito molto, perciò si vede che ha gradito moltissimo il Piemonte in Piazza, tutti i cantanti. Io dico che se andiamo avanti così e diventerà una volta meglio il Piemonte in Piazza, grazie a Telecupole e grazie anche all'impegno degli autori e dei compositori, di chi scrive le canzoni, che si danno sempre da fare per fare qualcosa in meglio, per dare qualcosa in più a questo stupendo pubblico di Piemonte in Piazza e di Telecupole. Viva la canzone che nasce in Piemonte, eh? Grazie a voi, Erba Luce, e a ben rivederci, a dopo, ciao. Si chiude la prima... Signora Nina, ecco,
Meno male che siamo all'ultima puntata, perché eravamo partiti con dei fogli così. Siamo arrivati così, la prossima sarebbe stato un francobollo e diventava... Allora, qual è il suo ordine di preferenza? Secondo lei chi vince il Piemonte in piazza? Nel bicchiere che alzi alla luna. Nei tre castelli, quindi prima nel bicchiere che alzi alla luna, sì. E poi l'eco della langa con... Gioventù che te ne vai. E il terzo gli Alpi Gian. Con Samba in piazza. L'ha scritto lei questo, eh no? Perché chiedeva. Si sta divertendo? Sì, tantissimo. Piaciuto il Piemonte molto, in piazza? Molto, molto. Grazie per essere stata con noi. Signora? Maria Filannino. Signora Maria, allora, anche per lei il pronostico sui cori, quindi deve darci la preferenza. Lei è qui da sola questa sera? No. Con chi è venuto? Col marito. Col marito, contento il marito? Sì. Si è divertito? Sì. E lei? Anche. Perfetto. Allora andiamo a sentire il suo pronostico. Nel bicchiere che alzi la luna, tre castelli. Samba in piazza, dagli Alpi Gian, gioventù che te ne vai dall'eco della langa. E questo per Maria, secondo pronostico. Terzo ed ultimo per la sezione cuori. Chiesta Teresa. Buonasera Teresa. Buonasera. Contenta? Sì, moltissimo. È andata bene? È stata lunga? Sì. Cioè, ecco, a seguire, perché noi lì viviamo un'atmosfera un po' particolare, carica di tensione. Seguire dal pubblico, dalla piazza? No, fa un po' freddo, comunque abbastanza bene. Scorrevole, lo spettacolo sì, è stato sì, bello. Sì, perché è tutto bello. Allora, sentiamo il suo pronostico, in questo caso per la sezione solisti. No, ancora... E come ancora? Ah no, ancora gruppo. Ancora per i cori. E dunque, primo nel bicchiere che alzi la luna e i tre castelli. Secondo, l'eco della langa, gioventù che te ne vai. Terza, Alpigiar, Samba in piazza. Perfetto, grazie anche a lei. E così abbiamo chiuso i tre pronostici per questa finale. Ma che tu hai 29 punti. Gioventù che te ne vai, eco della langa. E a questo punto la grande disfida è aperta. Giacomino lì mi fa un sorriso strano. Allora consegniamo intanto il trofeo per l'eco della langa, soddisfazione nei loro visi, e proclamiamo la canzone seconda classificata, trofeo e il sacchettino con le 100 monete d'argento coniate per l'occasione. Samba in piazza, Alpigial, 6.034 preferenze. Ecco gli Alpigial che arrivano a raccogliere gli applausi del pubblico e a ritirare il trofeo. E non ci rimane altro da fare che sbrigare quest'ultima formalità. Ormai è chiaro che a vincere la sezione cori di questo Piemonte in piazza con 13.482 preferenze sono i tre castelli del bicchiere che alzi alla luna. Eccoli qui, anche loro più contenti che mai, vissano il successo ottenuto lo scorso anno. Allora, un commento a caldo. Ma guarda, io voglio solo ringraziare tutti quelli che ci hanno votato. Essere qua per la terza volta consecutiva vincitori di questa manifestazione è una grande gioia per noi. Noi ringraziamo tutti. Grazie, grazie. Bene, questo direi che è quasi tutto. Grazie a tutte le persone che seguono questa trasmissione, e perché per un certo periodo, in un certo momento, ci fanno sentire tutti molto importanti, tutti molto dentro lo spettacolo. Anche quest'anno è andata così. Grazie. Ciao. Gentilissimo.